soprattutto come maturato con una squadra come la Samp in 10, in 11 contro 10 per 50 minuti, 55 minuti. Sì, no, ma non è, è un pareggio che noi, sicuramente non mi è piaciuto per l'atteggiamento. Sicuramente non un atteggiamento rinunciatario, perché i ragazzi l'impegno ce lo mettono, però quando arriviamo ai limiti dell'area noi riusciamo a concretizzare le azioni che dovremmo concretizzare, quindi non va bene sicuramente. Ci sono troppi giocatori fuori forma adesso, giocatori che comunque hanno tenuto in mano la squadra sopra le spalle tutto il campionato, parlo di Rulli, di Zazzetta, di Covelli, che sono ragazzi eccezionali, hanno dato il massimo tutto il campionato, adesso chiaramente ne pagano le conseguenze. Però agli altri, insomma, che sono pure di pari valore, devono fare qualcosa di più. Noi ci stiamo aspettando un po' da tanto tempo, tanti giocatori importanti. Questo sicuramente ci ha penalizzato. Poi quando ti manca un uomo dentro l'area come Cristian Bazzi, voglio dire, non c'è niente da fare. Le occasioni che oggi abbiamo avuto con lui, oggi è veramente 3-0. Purtroppo. Così. Sì, Presidente, per quanto riguarda la gara, brevemente, la gara, occasione da gol ne avete avute, ecco, un po' per precipitazione, un po' anche per un po', siamo anche per sfortuna e non si riuscite a concretizzarlo. No, sfortuna. Io non l'ho vista una sfortuna, non ci siamo nemmeno ad attaccare all'alibi che i guardialini non hanno azzeccato un po' di gioco. Ci vuole qualcosa in più, ragazzi, ci vuole qualcosa in più. Io ho detto che queste partite mi servono per capire chi eventualmente possa rimanere qua. Comunque significa giocare con la San Benettese Calcio, perché se qualcuno non l'ha capito è questo, ma di riconferme ne vedo ben poche, se continuano così ne vedo ben poche. Andiamo a questo pari, Presidente, ovviamente discorso praticamente quasi chiuso totalmente, discorso salvezza ovviamente. Non è quello che mi interessava a me, eravamo partiti con tutto un altro tipo di obiettivi. E purtroppo commentare le partite in questo modo dispiace, come dispiace a noi, a me personalmente dispiace molto più ai tifosi che giustamente manifestano il loro malumore sugli spalti. Io mi dispiace tanto di queste situazioni, io ripeto, la colpa principalmente è la mia, però l'impegno in mezzo al campo non è che ci vado io, ci va qualcun altro, lì bisogna fare gol, non c'è niente da fare, quando si arriva lì davanti bisogna fare gol. Presidente, il prossimo campionato a questo punto possiamo dire si parte con un nuovo spirito, con altri obiettivi ovviamente. Innanzitutto vediamo un attimino questo benedetto Consiglio Federale che cosa vogliono fare con questi campionati, perché da lì noi possiamo cercare di capire che tipo di campionato andiamo a fare, che se c'è quest'anno la possibilità minima di poter fare il pescaggio lo faccio, non c'è dubbio. Però se poco poco non dovesse essere così, speriamo quest'anno di lavorare prendendo magari più generi di categoria e meno nomi, magari più pronti fisicamente. È normale che tutti quanti i campi di San Benedetto e la gestione ce l'abbia una società unica? In gestione, no. È la prima squadra che deve pagare 100.000 all'anno per allenarsi? No. Oppure acqua, luce e gas che dobbiamo pagare tutto quando noi qua allo stadio? Stanno proprio al comunale? No. Non è normale niente. Sono già 200.000 euro pieno, che se potrebbero tranquillamente investire sulla squadra. Quindi dicevo, la gestione della San Benedetto in queste categorie è pari a quella della Serie B, della Serie C, in questo campo che abbiamo noi. Però bisogna pure che i candidati sindaci si mettano un attimo in mente, che devono venire a parlare pure con noi un attimino se vogliono veramente andare a nostra città, ma non perché ci devono regalare qualcosa, darci la possibilità di poter fare qualcosa di buono. Il Ballari è stato sempre accenno di tutte le mega varianti, mega di qua, mega di là, la Carisap, Fondazione Carisap, non riescono a fare niente, allora collaboriamo, cerchiamo di fare qualcosa insieme. Vediamo di fare un gambo, andiamoci a far giocare gli Juniors nazionali, che sia quest'anno Juniors Super Nazionale o Beretti potrebbe essere. L'idea di metterti in politica? No, non ci riesco a fare. È rimasto solo quello, a me il dottore già mette, lo lascia pure Presidente, a me testo. Assolutamente con i candidati sindaci per parlare di. No, io no, in genere una volta si usava che i candidati sindaci venivano, almeno nel 2006, che io c'ero, che se ne dica io c'ero, e non ho chiesto niente a nessuno, tutti quanti i sindaci si sono buttati, candidati sindaci, consiglieri provinciali eccetera eccetera, non arrivavo a fare gli appuntamenti con la famosa My Day là, dell'epoca, perché tutti quanti chi ci vuole regalare questo, chi ci vuole regalare quella là, spariti tutti. Che invece giocate che la partita col Teramo tutti i candidati sono tutti qua solo per la partita. Cioè, ma non significa che non è che uno può fare più di quello che può fare, perché sappiamo benissimo che i tagli che danno i comuni oggi non ti permettono di fare niente. Però si può collaborare come abbiamo collaborato pure con sto benedetta cattedrale del deserto qua, no? D'altronde penso che perché se ne dica. Dunque, domani Antonini deve dare l'ok per il progetto definitivo e poi
e la segretaria comunale deve mandare la convenzione, perché ve lo spiego pure con tranquillamente, così si aprono anche tanti dubbi e illazioni. La convenzione era per 20 anni, ci hanno chiesto di portarla a 25, giustamente, Troiani e Ciarrocchi, visto che i contributi li può sfruttare per 5 anni, quindi hanno dovuto fare una modifica alla convenzione. Come è stata chiesta una modifica alla convenzione? Perché giustamente l'amministrazione ha chiesto, nel caso in cui tra 5, 6, 8 anni lo stadio possa diventare di utilità pubblica, l'amministrazione può tranquillamente riprendersi la convenzione dando solamente un importo basso, tra virgolette, almeno quanto il costo dell'impianto, per poter sciogliere questa convenzione. Chiaramente la ditta costruttrice ha chiesto una penale maggiore, perché dice: oggi faccio un investimento, voi mi ridate solo quello che ho investito oggi, fra 5 anni per me mi mandano 10 milioni di euro, dice: bisogna che mi date di più. Tutte queste cose purtroppo burocraticamente hanno portato via un mese di tempo. La questione è solo questa, non c'è altro. Quindi noi possiamo dire domani, 15 giorni, mi sono sposto più volte pure io, ma purtroppo dipende dal carte, dal progetto, da questa, quella. Chiaramente tra i Ciarrocchi prima finisce, prima con quella del 30 maggio, perché il nuovo decreto dice, che deve, anche se adesso verrà modificato, dice che sicuramente bisogna fare l'allaccio entro il 31 maggio per prendere l'incentivo almeno pari a quello che conoscevamo noi. Però la realtà è semplicemente questa. Questo però, ecco, del pari passo con la nostra voglia di andare avanti, la nostra voglia di fare bene, ci deve essere poi dall'altra parte, dalla parte dell'amministrazione comunale, di darci una mano a collaborare. Parliamo di questa e quella che ci sarà, di quella che vincerà, darci a collaborare per poter avere delle strutture, e lo dirò fino alla noia, degne di tale nome, per poter fare un settore giovanile come Cristo comanda. Perché se non si fa quello non si va da nessuna parte, e non stiamo chiedendo sicuramente l'elemosina, stiamo chiedendo quello che ci aspetta il diritto, perché qua non bisogna tenere in considerazione solo la storia della Sambe, quello che era con i risultati di 30 anni fa, bisogna considerare pure, insomma, che il blasone deve essere messo in opera anche oggi. Con questo bisogna che ci aiutino.